inizia benissimo. Vuoi baciare? Sì, certo. Ah, sì. Il bacio e l'abbraccio nascondono molta falsità, sai? Sì. Bravo, bravo, perché siccome Giulio non l'ha baciata, è tornata da te. Sì, la falsità che, sei stata in, che è stata in te. Sì? Sì. Vabbè, anche te non è che tu sei stato un santo, eh? Perché di solito a Temptation Island si partecipa in due, in coppia, no? Dove uno mette, diciamo, in gioco i propri sentimenti. Esatto. Certo. E tu i tuoi sentimenti dove li hai lasciati a Cuneo? Nel cassetto del Comò? No, e ce l'aveva per il tentatore. E sei venuta qua barcando quella porta da single? Sì. Mancandomi di rispetto già dal primo giorno? È nero, lui è nero! A me Giulio è una persona che mi dà sicurezza. Ma t'ha dato anche un palo! Tu? Io cosa? E tu? Io cosa? E tu? E tu? Oh. Più uomo. Ma evidentemente non ti fai una domanda che magari sei tu che non riesci a farmi sentire a mio agio. Ah, ok. Ma basta dirlo, eh! E poi ero io che mi dovevo limitare nelle cose? Dovevo essere sciolto, dovevo essere... No, ma infatti io sono... No, sei sciolta un po' di palle. La prima volta. Ah, la prima volta un po' di palle. Adesso stai ferma perché ti stai nascondendo dietro l'evidenza, da qua. Oh, ma questi si menano! Io Giulio non l'ho mai cercato fisicamente a livello dentro di me. Ma cosa sta dicendo? Non è vero niente! Morsi, abbracci, e toccatine di pettorale, toccatine di braccio, ancora morsi. Ma che dici? Che ti voglio. Eh? E tu non l'avresti baciata, l'hai detto chiaramente. Ti sei baciato pure le tette. Scusa, e chiedi a me. Vabbè, e cosa vuol dire baciare le tette? Perché tu non hai baciato sul petto, non gli dai, non le morsicavi. Uguale proprio. Ti devo dire la verità con grandissima onestà. Nonostante tu sia una donna bellissima, una donna che merita tantissimo. Però ti vedo veramente in maniera più da amica che come fidanzata ipotetica. Avete capito perché è tornata dal fidanzato? Paese di presenza! Volevo solo dirti una cosa. Tu mi vedi? Tu mi vedi? Eh? Ti vediamo tutti! Io accanto a me un caffone non lo voglio. Ma che caffone? Ok? Che caffone. Beh, su questo ha ragione. Sì, sì, ma io vedete, sto ferma. Non eravamo sdraiati, te lo posso garantire. Vabbè, ma cosa c'entra? Nemmeno Massimo era sdraiato. Ha fatto le cose uguali. No, ma si possono fare anche da seduti certe cose. Come... Infatti. Come tu sbaciucchiavi lui, io sbaciucchiavo lei. Ah, certo. Con la differenza che a lei gli hanno dato il 2 di pic. Mi troverei a sorseggiare del buon vino. Nella vasca? Certo. Chiedo, vabbè, non devo neanche più andare avanti. Certo, vai. Questi qui si ammazzano, io ve lo dico. Se devi reggere così, malamente. Nella vasca? E cosa volevi fare nella vasca? Ma cosa vuoi che facessi nella vasca? Cosa volevi fare? L'ho pure invitato se voleva venire nella vasca. Appunto, cosa volevi fare nella vasca? Cosa volevi fare? Pam 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 pam. E ti ho anche sempre detto, se io so che tu sei felice diversamente, io ti lascio andare. Con questo discorso però l'ha sempre fatto tanto di cappello. No, le cose quindi bisogna farle. Allora, io per Nicola provo un sentimento forte. Ora che non c'è Giulio, ricordiamolo. Nicola, tu saresti in grado di mettere da parte l'orgoglio e riprovare con Sabrina? Ti rispondo subito io, Fili. Gna, gna, lui ormai ha perso il capo per quell'altra che è più giovane, più sveglia, più divertente, fresca e quindi vuole andare di là, vuole andare di là. Non ti nego che molte volte mi sento... non mi sento a mio agio con te. Ma e quindi? La molli o no? Vuoi uscire con Sabrina? No. Olè! È un'altra coppia scoppiata. Un po' mi dispiace, lo devo ammettere, però... Oh, e se lo merita. Va bene così. Sono io che dico che non voglio uscire con lui. Non lui che non vuole uscire con me. Ma cosa dice? È come quando si dice ti lascio io, non mi lasci te. No, ti ho lasciato io, non te. Ma dove siamo? Per la prima volta ha avuto il coraggio di esprimerle dei dubbi sulla loro relazione, che per sua stessa ammissione non aveva mai manifestato durante i 2 anni e mezzo passati insieme. Ragazzi, consiglio di fine video. Parlate in una relazione, il dialogo è tutto. È importante tanto quanto il sesso, perché se non parlate finite così, corna di qui, corna di là e poi ci si molla. Parlate!